Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arretti Acquesio. La legge di stabilità, tra le risorse richieste e destinate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, stanzia 117 milioni di euro per la trasversale Orte Civitavecchia. Le risorse fanno parte di quelle deliberate nell'ambito del contratto di programma tra il Dicastero e l'ANAS. Serviranno a realizzare un ulteriore stralcio dell'arteria dopo Monte Romano. I fondi saranno disponibili già nel 2015, quindi tra un paio di mesi. Lo ha annunciato Alessandro Mazzoli, deputato del Partito Democratico, che commenta un passo avanti fondamentale verso il completamento dell'arteria. Procedere a passo spedito verso l'innesto con l'Aurelia significa ferma gettare le basi per un rilancio economico della Tuscia, visto che parliamo di un itinerario di valenza nazionale che collegherà il porto di Civitavecchia passando per Orte con Mestre. L'attenzione del governo nei confronti della trasversale è fondamentale per dare una svolta definitiva alla grande incompiuta del nostro territorio. Il sindaco di Orvieto Giuseppe Germani ha comunicato al Consiglio Comunale di aver sottoscritto il decreto di nomina dei 5 componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione del Centro Studi Città di Orvieto a seguito delle dimissioni presentate nel luglio scorso dal presidente del CDA dopo il rinnovo dell'amministrazione. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da Antonio Rossetti, Carlo Mari, Tiziana Tafani, Matteo Tonelli e Stefano Paggetti. Volevo comunicare al Consiglio che oggi... ho fatto il decreto di nomina dei consiglieri che vanno al Centro Studi Città di Orvieto. Abbiamo fatto queste nomine, ho cercato di condividerle il più possibile con la città, con i gruppi, diciamo, consigliari della maggioranza e così via, e poi alla fine credo di aver trovato una sintesi in alcune persone che hanno dato la loro disponibilità e credo che abbiano dei profili tali da poterci garantire per il prossimo futuro che il Centro Studi riprenda al marciare a pieno ritmo e possa essere lo strumento che è necessario per la città di Orvieto per portare avanti quel pezzo di programma culturale ed anche economico che alla città di Orvieto serva. In occasione della giornata delle Forze Armate, festa dell'Unità Nazionale e della commemorazione dei defunti, il Comitato Misto Cittadino per la celebrazione delle ricorrenze di novembre, coordinato dal Comune di Orvieto, rivolge il saluto a tutti coloro che servono in armi l'Italia a garanzia della pace, della libertà e delle istituzioni. Nel 96esimo anniversario della vittoria leviamo il nostro pensiero riverente a quanti hanno immolato la vita per difendere la patria e a quanti sono caduti e cadono per la difesa delle istituzioni democratiche in Italia e nel mondo. Ad essi va la nostra gratitudine e da essi ci giunga il monito ad operare per far progredire l'Italia sempre più sulla via della civiltà, della democrazia e della pace. Il Comitato invita tutti i cittadini ad esporre la bandiera nazionale e intervenire alle cerimonie che si svolgeranno secondo il seguente programma. Domenica 2 novembre alle 9.30, deposizione della corona presso la targa in memoria di Giovanni Ciucco in via Postella ad Orvieto. Alle 10, deposizione di corone al cippo dei Sette Martiri in località Camorena. Alle 10.15, deposizione di corone presso il cimitero britannico. Alle 11, deposizione di corone presso il monumento dei caduti in località Sugano e a seguire la celebrazione della Santa Messa con la deposizione di corone presso il sacrario dei caduti nel civico cimitero. Martedì 4 novembre, la deposizione della corona al busto del milite ignoto presso il liceo classico Gualterio. Alle 10, la Santa Messa in onore dei caduti di tutte le guerre presso il Duomo. Alle 10.45 la costituzione in piazza del Duomo del corteo cittadino che deporrà le corone al monumento dei Sette Martiri al Belvedere, quindi al monumento del terzo battaglione granatieri guardi in piazza Cain e quindi al monumento dei caduti sempre a piazza Cain. Con il patrocinio del Comune di Orvieto si è concluso nei giorni 24, 25 e 26 ottobre al Palazzo dei Congressi la prima edizione del Festival del Dialogo per sapere, conoscere e capire, promosso dall'Associazione Culturale Apertamente Orvieto, che ha presentato l'iniziativa presso la sede comunale. Per 3 giorni il festival, ruotato intorno al tema del dialogo tra associazioni e istituzioni, tra genitori e figli e con gli immigrati, ripartendo da Lampedusa. Intorno a questi 3 filoni, attraverso il coinvolgimento di altre associazioni, sono stati promossi momenti di confronto, ma anche iniziative musicali e gastronomiche.
Il festival si è concluso con l'incontro genitori e figli, dialogo, il dialogo, il conflitto nella famiglia, come valorizzare lo scontro per arrivare all'incontro. Sicuramente i ragazzi hanno dimostrato che c'è un modo diverso, sicuramente più interessante, più creativo, più coinvolgente di fare scuola, un modo diverso di studiare, di confrontarsi con la realtà, di leggere la realtà entrando dentro i fenomeni e analizzarli e cercando così di capirli e di cambiare le cose, perché la proposta che loro hanno portato avanti è una proposta anche di cambiamento delle relazioni, di riflessione sulle relazioni fra genitori e figli e soprattutto un richiamo forte alla responsabilità degli adulti, genitori, educatori e anche istituzioni che devono finalmente ritornare ad assumersi la responsabilità del loro ruolo, a dare risposte, a non pretendere che i ragazzi in qualche modo così si educhino da soli e si aiutino da soli. Il ragazzo ha diritto, e questo vorrei sottolineare, ha diritto ad essere guidato, ad avere una guida autorevole, non autoritaria, una guida che sappia comprendere le situazioni in cui il ragazzo si trova, ma che sappia anche dare delle indicazioni, che sappia canalizzare l'energia e le emozioni dei bambini e degli adolescenti in modo progettuale, in modo creativo, in modo efficace. Non possiamo lasciare i nostri ragazzi in balia delle loro pulsioni, perché questo è sicuramente un concetto sbagliato di libertà. Non c'è libertà dove non c'è controllo di se stessi e autogestione, ma questo è un processo che si avvia soltanto attraverso una adeguata relazione educativa. Docenti e dirigenti scolastici a confronto sulla nuova legge della buona scuola. I dettami del governo Renzi sono stati spiegati e ampliati all'interno della sala audiovisivi del liceo scientifico, dove a tenere una lezione d'autore la presidente dell'Associazione Italiana Docenti Scolastici. Dunque, l'iniziativa di oggi è stata finalizzata a dare un'informazione agli insegnanti sui contenuti della buona scuola che riguardano la condizione docente, quindi non su tutto il documento La buona scuola, ma in particolare come cambierebbe la condizione degli insegnanti alla luce del documento governativo. È stato fatto in termini comparati con ciò che avviene nei più significativi, migliori sistemi scolastici a livello mondiale. Quindi abbiamo esaminato dal reclutamento agli standard professionali, alla progressione retributiva, alla differenziazione di carriera, fino allo stato giuridico degli insegnanti, cioè a quell'insieme di norme che regolano il rapporto di lavoro, definiscono la funzione, la professione docente in tutti i suoi aspetti. Quindi è stato un incontro molto interessante, anche perché non si fa spesso in Italia un'analisi comparata con quanto avviene all'estero. L'ADI si propone, cioè ha accolto in termini favorevoli ma critici il documento ministeriale, e la nostra impostazione è comunque quella di dare un contributo costruttivo. Per questo il 28 novembre a Bologna sarà fatto un seminario specifico su tutta la condizione docente e lo stato giuridico, in cui proporremo anche alcuni elementi e aspetti alternativi al documento La buona scuola. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio torna puntuale tra un'ora.